Signori, tutti siamo Eraclidi, che sono gli inseguiti non soltanto di un tiranno, ma gli inseguiti anche di una terra che non produce, devi fuggire. È un tiranno, del tirannello, il tiranno anche delle istituzioni. Le istituzioni sono tiranne, anche se ci sono le leggi tiranne, e si fugge. Fuggiamo sempre, ma fuggono anche quelli che si rinchiudono in casa per non farsi fagocitare. Fuggiamo. Perché dobbiamo fuggire continuamente? Perché? È antropologico il tutto. Ieri a oggi non è cambiato nulla, è sempre una ritualità. Giusto, è nato per il bene di
gli altri è odioso, utile a sé soltanto. Per un senso d'onore e per rispetto dei legami di sangue, io non restai un tempo ad Argo a vivere tranquillo, ma con Eracle solo io affrontai dure fatiche senza fine, mentre visse fra noi. La sua dimora adesso è il cielo, e solo io proteggo i suoi figlioli e i loro amici. Da quando nostro padre abbandonò la terra, Euristeus meditò la nostra morte, ma gli sfuggimmo. Vagabondi, profughi, andiamo errando da un paese all'altro, ed Euristeus manda messaggeri in ogni luogo della terra, dove sa che fermiamo i nostri passi, e chiede che ne siamo scacciati, e ci minaccia. Dice che è grande la potenza di Argo e che è meglio averla amica anziché avversa. E così, ovunque approdiamo, i maggiorenti delle città riveriscono i forti e noi respingono, perché deboli siamo. Con questi figli esuli in esilio soffro con loro delle stesse pene, perché non posso abbandonarli. Intanto, esclusi da ogni terra greca e qui giunti a Maratona, a quest'altare, noi preghiamo. Ci volgiamo agli dèi che ci aiutino. Si dice che i due figli di Teseus abbiano in sorte questa città dove siamo giunti. Di questi figli e degli altri esuli con loro è mia la cura, mentre Alcmene, la madre di Eracle, si stringe fra le braccia le tenere figliuole. Illo e i fratelli adulti, nel mentre, van cercando un luogo dove abitare, se anche da questa terra fossimo tratti via con la violenza. Ma ecco, è commesso Euristeus, che sempre ci insegue attraverso ogni terra. Che la morte lo colga, maledetto, e con lui l'uomo che lo manda. Credi di poter restare qui, al sicuro, ed essere giunto a una città che sia pronta a combattere per costoro? E per te non c'è nessuno il quale preferisca te al potente Euristeus. Ad Argo devi seguirmi, dove ti aspetta la lapidazione. No, mai. Mi basterà l'altare del Dio e la libera terra che ci accogli. Né me né questi tu porterai via. Lo vedrai. Ciò non avverrà mai, finché sono vivo. Levati. Questi io devo portare ad Euristeus, che ne è il padrone. Oh, voi di Atene, abitatori antichi, dateci aiuto. Siamo supplici e offesi noi siamo dalla violenza ottusa. Zeus, tu grande Zeus, perché ci lasci in balia degli eventi a noi indecifrabili? Perché? Che grido si è levato, che sciagura s'apprezza. Guardate! Chi vi ha gettato a terra? Costui! Oh, abitanti di una città libera! Costui offende i vostri nomi! Ma tu, vecchio, da dove sei qui approdato? Dall'opposta sponda dell'Eubea partisse e attraversaste il mare. Da Micene arrivammo alla tua terra. E con che nome la gente di Micene ti chiamava? Egli è Iolaus. La sua persona non è ignota, perché con
popoli ancora, giunti qui come supplici di Atene. Che cosa chiedono? Di non essere torti con la violenza da questi altari e trascinati ad Argo. Ma chi ti ha il suo potere e ti sorprende qua giù non vorrà questo. È lui il più forte, Eurystheus, e non volete capirlo. D'essere rispettati hanno diritto i supplici. Né mai violenza umana può forzarli a lasciare queste sedi sacre agli dei. Voi scacciateli e noi rinunceremo ad usare la forza. Una città che lasci inascoltati i supplici si macchia di impietà. È assai miglior partito potersi tenere fuori da ogni briga. Tu dovevi venire a Parlamento con il re di questa terra e non a strappare con la forza i profughi in un libero paese. Ma di questa città chi è il sovrano? Il figlio di Teseus, Demofon. E non far finta di non sapere. Ogni contesa di parole, dunque, va fatta con costui. Chiacchiera vana è tutto il resto. Eccolo. Eccolo appunto che arriva con il fratello Acamas. Perché tutta questa gente? Chi sono? Tu vedi qui, signore, i figli di Eracle ed altri esuli loro amici. E questo è Iolo, fido compagno del loro padre. Ma perché queste grida di dolore? È colpa di costui. Con la violenza cercava di strapparli da questa terra libera. Quale terra hai lasciato per giungere fin qui? Sono Argivo. E mi comanda Eurystheus, re di Micene, di condurre via questi con me. E abbiamo dalla nostra parte molte ragioni. Questi argivi, fuggiaschi dalla patria, abbiamo il nostro potere e li conduciamo a morte! La giustizia vuole che le sentenze che noi stessi, contro noi stessi, abbiamo pronunziato, noi le eseguiamo! In molti altri paesi, questi cercarono rifugio e sempre noi ripetemmo ciò che qui si è detto. E mai nessuno volle il proprio danno. Tienilo presente! Forse hanno visto un'ombra di follia in te, se a te si sono rivolti. O forse, presi ormai nella rete, hanno tentato il colpo. Sano nella mente, non credono di certo che tu sia, se sperano che dopo tanti greci, solo tu possa sentir pietà dei loro casi e dar loro asilo. Prova a fare un confronto sul guadagno che ne trarrà. Se invece di ospitarli lascerai che li portiamo via con noi, quello che è nostro è tu. Pensa alla grande potenza di Argo, pensa ad Eurystheus e alla potenza che s'aggiunge alla tua. Quale grandezza, se però sarai tenero ai lamenti e alle parole di questi profughi. Il sangue deciderà questo contendere. In armi saremo tutti contro te e sarete distrutti. E tutto questo perché? Per aver fatto guerra ad Argo? Per aver aiutato questi profughi? Terribile colpa ti daranno i tuoi concittadini. Tacci retta, lasciali, e in cambio avrai l'appoggio di Micene, di Eurystheus il potente. Non lasciare da parte gli amici veri per scegliere i peggiori, i deboli che valgono nulla e averne danno. Chi potrebbe decidere una causa senza avere ascoltato le due parti? Se esiste qui questo diritto, oh re, io che ho ascoltato posso ora parlare. Nulla abbiamo in comune con costui. Argo, la nostra patria si è preclusa! Siamo in esilio, in forza di un decreto infame! Con che diritto? Egli potrebbe trarci in arresto, come cittadini di Micene, da cui siamo banditi! Siamo degli stranieri! O voi pensate che quanti sono esuli da Argo lo siano pure dalla Grecia intera? Da Atene, no di certo! Degli argivi, Atene non ha paura! E non ci caccerà mai! Qui non siamo né a Trachis e nemmeno in un misero borgo d'Acaia, dove contro ogni giustizia osate perseguitare
questi derelitti? Se anche qui, ad Atene, ti daranno ragione, allora io qui non vedo più una libera terra. Ma noi conosciamo il loro grande animo. Essi vorranno la morte prima che l'infamia. Questo stimano giusto gli uomini d'onore. Per la città basta così. La lode, quando è eccessiva, genera fastidio. Spetta a te proteggere costoro, perché il capo del paese sei tu, figlio di Teseus, l'illustre. Questo prima di tutto. E poi... Navi da cugini, sono tuo padre e il nostro padre. E tu sei della stessa stirpe, Demofon. Non permettere che lascino questa terra. Quale infamia te verrebbe dalla tua città se questi esuli, supplici, congiunti a te per stirpe, anche da questa terra, fossero tratti via con la violenza. Ti scongiuriamo, non disprezzarci. Figli d'Eracle noi siamo, e ora nelle tue mani. Proteggici, ti leghi a noi il vincolo del sangue e l'amicizia. Tutto, sii tu per loro, re, padre, fratello. Tutto per loro è meglio che essere servi degli argivi. Provo pietà ascoltando le sventure di questi figli, migranti per le terre di Grecia. E tante pene essi soffrono indegnamente. Per tre vie, la ragione mi costringe, Iolaus, ad accettare ciò che dici. Prima, è l'ara di Zeus, dove tieni raccolta questa nidiada che non sa volare. Poi, la famiglia ed il debito di grazie verso costoro per virtù del padre Eracle. Ed infine, l'onore a cui più tengo. Se tollerassimo questi insulti, non si vedrebbe più in noi i cittadini d'una libera terra. E si direbbe che tradiamo chi viene a supplicarci perché si ha paura degli argivi. E allora, meglio sarebbe perdere la vita appeso a un laccio. Sta certo, nessuno strapperà con la violenza a te e codesti figliuoli. Da quest'ara. Tu, torna ad Argo e di questo ad Eurysteus. Se gli stranieri hanno colpa, avrà giustizia, ma non potrai condurli via con te. Nemmeno se ti provo che ho ragione. Chi fa violenza a un supplice ha ragione. Ciò a noi non fa vergogna, a te invece farà danno. Certo, se lasciamo che li portiate via. I malvagi qui sembrano al sicuro. La sede del Dio protegge tutti. Forse Amicene non così la pensano. Ma qui non sono io il padrone. Io non ti voglio in guerra con gli argivi. Anch'io, ma questi non gli lascerò. Non posso. Ne va del mio onore. Li prenderò per forza. Mi appartengono. Tornare ad Argo non vi sarà facile. Non avremo che fatti questo, e subito. Tu provati a toccarli. No, per gli dèi. Tu non toccare un araldo. Vattene tu. E tu, Ore, non toccarlo. Me ne vado, ma con molti armati, pronti alla battaglia, presto tornerò qui. Il nostro signore, Eurysteus, già per confine aspetta una risposta. Come una folgore si abbatterà, sentito questo oltraggio, su te, sulla città e sulle campagne. Andatevene. La tua Argo, io non la temo, ma una tal vergogna fare violenza a questi indifesi, a questi derelitti. Io non potrò mai consentirla. Di una città libera, io sono il re, non serva degli argivi. Andatevene. Voi siete gramigna velenosa. È tempo di guardare avanti, prima che l'esercito argivo s'accosti a questa terra. Sarà tremendo, Eurysteus, per l'offesa avuta. È norma ad ogni araldo ingigantire i fatti al suo sovrano
dirà che mancò poco che perdesse la vita? Per i figli non c'è maggior decoro che avere un padre generoso e degno. E disprezzo grande, invece, per colui che ha figli, lascia la triste eredità della vergogna. La nobiltà ripara la sventura. E noi dobbiamo la salvezza a questi cari nostri congiunti, che tra tutti i greci ci hanno recato l'unica difesa. Dagli amici, questa prova l'abbiamo avuta. E voi ricordatevi sempre dei fratelli cui dovete salvezza. Armi nemiche mai leveremo contro questa terra. Ma in ogni tempo la città più cara sarà questa per noi. Poiché ci protesse, vedendoci mendichi e vagabondi, senza tradirci, senza allontanarci da questa terra. E tu, mio caro sovrano, sarai da me esaltato presso il padre tuo, Teseus, quando verrà l'ora mia. A lui racconterò, per dargli gioia, come tu ci accogliesti e quale aiuto tu desti ai figli di Eracle, ai profughi. Ben pochi sono che ti somiglino. Sempre fu questa terra generosa, protettrice dei miseri, e difese le cause giuste, ed infinite pene sopportò per gli amici. Bene, hai parlato, Iolaos. Ed ora aduneremo i cittadini e disporremo un esercito agguerrito. Esploratori manderemo prima, perché non ci sorprendano, piombando addosso all'improvviso. Assai veloci gli argivi muovono all'assalto. Poi chiamerò a raccolta gli indovini e farò i sacrifici. Ma tu intanto entra. No, voi benedetti dagli dèi, restiamo qui in atto supplichevole e invochiamo fortuna alla città. Quando la prova sarà conclusa, entreremo a palazzo. I nostri dèi non sono inferiori a quelli degli argivi. Della consorte di Zeus, Era è per loro Atena. A noi darà il suo aiuto. Non può patire una sconfitta Atena per l'oltraggio che si fa a noi profughi. Supplici. Giusto è il vostro parlare, Iolaos, ma presagio di scontri. E lo straniero venuto da Argo non ci incute paura. È folle. È il despota Eurysteus, suo signore, che rincorre, che supplice errante alla nostra terra accede. E straniero superbo, ignora saggezza e giustizia. C'è qualcuno tra voi che approva l'agire di Eurysteus? Noi amiamo la pace, ma se qui giungerai, le lance e gli scudi non li hai più solo. Tu brami e guerre, scontri e sangue. Ma contro questa città dove assede le grazie, la furia dell'armi non conta. Trattieniti dunque, rinunzia, rifletti, rinunzia. Cupi pensieri, io leggo nel tuo volto, Demofon. Qualche notizia grave sui nemici, recchi tu forse. Il despota giungerà qui presto, io lo so bene, ed il suo orgoglio sfogherà contro Atene. Ma Zeus annienta l'ardire di chi troppo presume. Sono già qui le forze degli argivi ed Eurysteus, il loro re. È ancora lì, accampato con le milizie sul ciglione d'un colle, ed esplora come sferrare l'attacco. Da parte mia, la difesa è disposta ed è ben salda. La città in armi. Pronti i sacrifici per quegli dèi cui vanno offerti. E i sacerdoti adempiono gli uffici che salveranno la città. Abbiamo chiamato gli interpreti dei fati. Abbiamo consultato le voci antiche, pubbliche e segrete, per la salvezza della patria. I presagi, in questa occasione, danno un'unanime sentenza. Una vergine vogliono immolata a Core, figlia di Demetra, e che sia nobile prole di un illustre padre.
Ma la figlia mia, ucciderla non posso, né costringere un altro. E chi vorrà, se non è pazzo, offrire con le sue mani ciò che possiede di più caro al mondo? Alcuni dicono che era giusto dare aiuto a stranieri e a supplici, ma altri ci dan dei pazzi. Se facessi questo, insorgerebbe tutta la città. Come posso salvar voi stessi e questa terra, ed io evitare ogni biasimo? Non sono il tiranno d'un barbaro paese. Io per primo pretendo il giusto e debbo darne esempio. Se la città è disposta a dare aiuto a chi lo chiede, un dio forse lo nega? Noi siamo come naufraghi nel mare, sfuggiti alla tempesta, che la terra già toccano con mano, e poi dal lido sono sospinti al largo per la furia dei venti. Così noi, giunti alla riva, già quasi in salvo, siamo ricacciati lontano.